Questi tre ragazzi che non hanno avuto il rinnovo del contratto, che avevano sollevato una manifestazione che poi ha anche portato a un'accelerazione delle trattative sindacali, miglioramenti delle condizioni di lavoro, oggi erano venuti qui per sapere se sarebbero stati reintegrati o no. Qual è stata la sua risposta? Le trattative sindacali erano già in corso da tempo, ma non erano trattative. Nel senso che noi come sempre prendiamo l'impegno nel giro di 2 anni di arrivare a 70-80% a tempo determinato. Un conto è scioperare, come giusto che sia, chiunque vuole farlo, ci mancherebbe altro. L'altro tema è quello del denunciare delle cose false, cioè che io sarei uno squalo, che qui c'è un ambiente da oppressione psicologica, che ci sfruttiamo, e poi invitare i clienti a non comprare più, quel tipo di atteggiamento lì, come ho detto, è imperdonabile. Usare toni forti a volte per un dipendente che si sente piccolo rispetto anche alla grandezza della catena nella quale lavora, non è anche un po' comprensibile? Sì, assolutamente comprensibile, sono d'accordo. Ma è un ragionamento di forza logica a colori, c'è i toni forti, c'è i fortissimi, c'è i titoli che fanno scandalo, poi c'è le bugie e poi c'è un metodo. Io mi sono seduto a parlare con questi ragazzi perché comunque mi stanno a cuore sempre le singole persone e il futuro di ogni persona. Lui ha esordito vendendoci una bottiglia di prosecco, perché ci ha offerto una bottiglia di prosecco, ce l'ha venduta raccontando la storia, poi ci ha raccontato la storia della sua vita, si è venduto come immagine di buon imprenditore, eccetera, e nel momento in cui siamo arrivati a parlare delle condizioni di lavoro del nostro contratto, ha detto: se voi pensate di aver ragione, andate da un giudice del lavoro. Noi speriamo che tramite giudice si riesca a ottenere quello che tramite un tavolo di trattativa non c'è stato perso, sempre che questo tavolo di trattativa sia mai esistito. Secondo voi i contratti a tempo determinato che sono adesso attivi in Italia hanno lo stesso tipo di legittimità? Ma sì, gli inquadramenti di livello contrattuale non rispecchiano. Ti faccio il mio esempio, io per le mansioni che svolgevo come cuoco, turismo e pubblici esercizi, prevedeva che io fossi di almeno quinto livello. Io sono sempre stato per 8 mesi di sesto livello. Ho tenuto la testa bassa nella speranza che venisse valorizzato. Questa mia accettazione magari poi mi avrebbero messo in regola. Non mi hanno messo in regola, anzi, mi hanno iniziato a aprire bocca, mi hanno mandato a casa e questo ora si lamenta che io mi incazzo e sono cattivo e gli do di squalo. Cioè, se te giochi sulle nostre teste per incentivare le tue politiche di espansione, sei uno squalo, sia per il personale sia per le aziende che moriranno intorno a questo colosso dell'imprenditoria. Siamo qui a dire che senza questi toni non si parlerebbe del lavoro dentro Italy. E quindi evidentemente è necessario usare questi toni qua. E poi comunque il tono dell'azienda qual è? Il tono dell'azienda è: questa è la porta, e se pensate di aver ragione andate da un giudice.